Io mi farei volentieri un'italiana. No, non è una frase da Latin Lover sciupato, è una frase molto comune qualche ora prima dello spettacolo in teatro. Ovviamente per bella italiana non si intende Gina Lollobrigida o Sofia Loren. In teatro, in tutto il mondo, Quando si dice italiana si intende una particolare tecnica di prova. perfino gli americani la chiamano Italian Run o Italian Rehearsal. In ogni caso, è una particolare tecnica di ripasso in cui gli attori si scambiano tutte le battute della scena, ma molto rapidamente, a volte accennando il tono, a volte anche accennando i movimenti e le azioni di scena. Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Rinnega tuo padre, rifiuta il tuo nome, o se non vuoi, legati solo in giuramento all'amor mio e io non sarò più una Capuletti. Sarò ancora ad ascoltare o rispondo a questo che ha detto? Chi è là? E sparo. Oh Giulietta, che hai fatto? Sono io Romeo. Oh, me sventurata, pensavo fossi tuo padre. No, sono suo figlio e muoio. Secondo l'Oxford Dictionary of Music, questo termine risale al XIX secolo ed era utilizzato per indicare una particolare tecnica delle compagnie liriche italiane. Si mettevano tutti in proscenio seduti e ripassavano rapidamente le canzoni con l'accompagnamento soltanto del pianoforte o di pochi strumenti. Oggi, durante un'italiana, gli attori normalmente si scambiano rapidamente le battute e accennano tutti i movimenti di scena e le azioni. Attenzione però a non confonderla con la prova tecnica. La prova tecnica, che noi attori chiamiamo semplicemente tecnica, è una prova in cui invece gli attori provano rapidamente soltanto l'inizio e la fine della scena. E al massimo qualche passaggio interno alla scena dove avvengono particolari cambiamenti, dove comincia una musica, si spegne una luce, si accende una luce, c'è un cambio luci. Attenzione, Oh Romeo, Romeo, Ok, andiamo alla prima perché sei? battuta di Romeo, così proviamo l'effetto della voce. Sono ancora ad Perfetto, ascoltare. avanti ancora all'effetto dello sparo. Chi è là? Bene, vai Romeo con la fine della scena. Romeo? Romeo? Credo che sia morto davvero.